siamo riusciti a prendere il treno. Luce. Non ti si vede, giallo. No, lo so, ma sto vedendo. E niente, adesso abbiamo 3 ore di viaggio in cui non faremo una... No, ma quanto sono fighi i bagni di Starbucks? No, no, seriamente. No, non faremo assolutamente nulla. Oh, dannazione! Sento qualcosa sotto il mio deretano amico! No, qua non c'è niente. Oh, cavolo. Non lo so, amico, proprio non lo trovo. Dannazione. Amico, continuo a sentire qualcosa sotto il mio deretano. Ehi, amico. Chi sei tu, dannazione? Il Brasilangi! Siamo arrivati a Bologna dopo un viaggio interminabile. Adesso i polli per 30 secondi. Quindi godetevi 30 secondi di polli. Posso venire con voi? No, non ti vuole nessuno. Fuck! Balla. Siamo messi a fare colazione in un bar perché avevamo fame. Eli. Cioè. Eli muore. Niente. Cascola. No, no. E adesso mi sa che andremo in Piazza Maggiore. Aio. Dai, non ti alli pugni in faccia, poveretto. Sta piovendo tantissimo! E quindi siamo sotto dei portici per fare dei grazie. Sembrano delle S quelle, cioè, scritto. Bisse tutto, bisse prosciutto. Ci vediamo quando smette di piovere. Siamo arrivati a Piazza Maggiore. C'è la torre davanti. Fernande, puoi darti un pedazzo del mio corazon? No. Scusate, stavo registrando uno scherzo. Ciao. Possiamo metterlo su YouTube? Ciao. Sesta vittorioso. Fernando, puoi darti un pedazzo di mi corazon? Sì. Tengo. Gracias. Fernanda, quiero darte un pezzo de mi corazon. Tienes, es por ti. No, bella, no. Bella lì. Stiamo dirigendo adesso verso Piazza Maggiore perché forse l'abbiamo trovata finalmente. È stato complicato. Lucio Dalla! C'è scritto! What the fuck? E adesso stiamo. Forse abbiamo trovato la statua. No, no, niente, aspetta. Spoiler. Dove? E niente, è stato divertente. Ha anche smesso di piovere. Quindi buona così. Ho rotto la mia cover. E Nat ha rotto la sua cover. Io ho rotto la mia cover. Ha rotto la sua cover, gli ho volato il telefono. Oh, bello.
possiamo andare adesso a mangiare perché ci è venuta una certa fame. Sì. E siamo finiti in una vietta un po' sperduta nel nulla. Adesso arriviamo al ristorante che si chiama Trattoria dell'Orsa. Trattoria dell'Orsa. E Ieli? Ehi. No. Siamo arrivati al ristorante, adesso ordiniamo. Che abbiamo tanta tanta. Qua digiuno devi stare, capito? Cosa? Digiuno. Digiuno. Devi dimagrire perché sei ciccione. Eh? Digiuno? Non so. Ma giù. Ma non è vero. Ma povero. Digiuno. Cioè perché mangi? Siamo usciti adesso dal ristorante e ci stiamo dirigendo alla ricerca di un bar per riposarci un pochino, perché comunque siamo stanchi. Siamo vecchi, ragazzi. E siamo molto vecchi. Però abbiamo mangiato bene, dai, prezzi onesti. Sì, sì, sì. Capitate a Bologna, anche buono. Andate alla, cos'era la tana? Osteria dell'Orso. Osteria dell'Orso. Dell'Orsa. Dell'Orsa, che è bello. Vedo che stai bene, eh. Recensioni molto buone. Voto 10, approvato. Mi piace, mi piace. Il servizio ha lasciato un po' a desiderare. Vabbè, dai. 50 minuti di attesa, ma mamma per quello che abbiamo pagato ci 30 sta. 30 minuti di attesa per avere un menù e poter ordinare. Per quello che abbiamo pagato però ci sta. 30 altri minuti per quel poco che abbiamo pagato. Non però abbiamo pagato poco. Perché è un ristorante a rotazione. Sì, esatto. Quindi però mi piace. Le tempistiche non mi sono piace. Molto organizzate. E va bene, adesso farò 10 no, però carino. Magari 8. 8. Abbastanza, dai. Te invece? E siamo arrivati alla pausa coffee. A Milano. Adesso stiamo andando alla ricerca di qualche bella location. What you doing? Dei timelapse. E quindi adesso... Not hold the camera. That's hold the camera. E quindi adesso vi lascerò al timelapse. Verso la statua di Ugo. Cioè in verità stiamo cercando di andare alla statua di Ugo perché non sappiamo usare il navigatore e non spoilerò quello che succederà lì. Scusa, ma Piazza Maggiore? No, ho sentito una. Vabbè. Adesso in un parco per riposarci un pochino perché la giornata è giunta al termine e niente. Ma sì, facciamo un po'. E adesso stiamo aspettando un po', tra un po' abbiamo il treno verso le 7:20, però la location qua è molto bella. Non rende molto in video, però ho fatto un timelapse anche prima. Andiamo laggiù e vediamo così. Siamo ora in stazione, stiamo aspettando il treno e anche questo viaggio si è concluso. E niente, ci si vede al prossimo viaggio. Bella raga. No, fammi chiudere, dai. Bella raga. Piano. Ciao, io mi chiamo Luca. Ciao, brutto. Non brutto, Luca. Ciao. Luca.